Bene, 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 bentornati, bentornati sul mio canale. Oggi vediamo un pezzo pop, una hit degli ultimi mesi, Easy on Me di Adele. Prima di proseguire, come sempre, vi consiglio di iscrivervi, la campanellina, le solite menate. Allora, il pezzo è già stato, come dire, sviscerato e ne sono state lodate le qualità compositive e vocali da Rick Beato in un suo video parecchio visto e parecchio famoso, e devo dire che io mi trovo decisamente d'accordo con lui. Questo brano è uscito a ottobre, se non vado errato, ma secondo me è uno dei più bei pezzi pop soul degli ultimi tempi, sicuramente del 2021. Un brano abbastanza semplice all'apparenza, mettiamola così. Ma io, come sempre, sono voluto andare un pochino oltre e ho cercato di fare un arrangiamento per chitarra elettrica sola, quindi trovare tutti i voicing, tutte le cose che ci interessano per migliorare la tecnica, la ritmica, tutto quello che fa parte del nostro mondo. Ho passato un pomeriggio arrangiarlo, a cercare di dargli una forma il più possibile vicina a quella del brano originale. E il primo scoglio, come dire, su cui mi sono schiantato è stato quello della tonalità. La tonalità di Fa maggiore non è la più comoda per fare questo tipo di lavoro, perché non possiamo andare a sfruttare le corde a vuoto. Il Mi e il Si ce li possiamo sognare, il Mi basso pure. Ogni tanto si può usare il La, ma giusto per qualche rivolto. Molto più semplice sarebbe stato riarrangiarla in Mi o usare il capotasto. Però volevo proprio non essere, come dire, vincolato dallo strumento e cercare di stare sul pezzo. Prima di addentrarci nello specifico, vi spiego che cosa mi è venuto in mente, come ho fatto. Vi spiego un attimo gli strumenti. Ho usato la mia Stratocaster del 1976, tutto originale, perché rispetto alle altre chitarre che ho, volevo proprio questo campanellino in cima, questa chiarezza nelle note acute che mi ricordasse un po' il pianoforte che c'è nel brano originale. Ho utilizzato poi lo Sivex, il Box of Rock, per dare il clean, clean, clean dell'amplio. Io non lo uso praticamente mai e quindi è sempre un pochino sporco perché arricchisce le armoniche e trovo il suono più bello in generale. Poi un delay, un dual delay del DD500 di Boss, e un riverbero d'ambiente del GFI Specular Tempus per tenere un po', come dire, questo pad al di sotto che permettesse un'esecuzione più piena proprio. Vediamo il brano. Come vi ho anticipato prima, l'ho tenuto in Fa maggiore, esattamente com'è. La prima cosa che sono andato a guardare è stato ovviamente il riff di apertura di pianoforte, che fa questo. Siamo su un accordo di Fa sus 2. Ad 9, chiamatelo come più vi piace, come più vi garba, con la settima maggiore in aggiunta. Avrei potuto farlo anche qui, l'ottava sotto, così, ma non mi piaceva, era troppo grave, troppo gutturale come suono, ho voluto farlo esattamente nell'ottava di dove suona il pianoforte. Dopo questo accordo c'è il Re minore undicesima, che normalmente prenderemmo così, quindi stessa posizione del Fa di prima, con il medio che va a prendere la tonica di Re. Ma in questo caso, per poter continuare l'obbligato del pianoforte, che gioca sempre tra le note Fa e Mi, tutto il brano fondamentalmente, insieme alla voce, ho preferito utilizzare il pollicione un po' alla Jimmy, in modo da avere le altre quattro dita libere per poter andare a giocare con le note del brano. Terzo accordo è un Fa basso La e mi è venuto in soccorso ovviamente la quinta corda a vuoto. Perché in questo modo possiamo continuare col mignolo e l'anulare e il medio a suonare e utilizzare la corda a vuoto per suonare il La di basso, che altrimenti sarebbe stato qua giù impossibile da prendere,
o qua altrettanto scomodo e poi più acuto, quindi meno efficace per l'esecuzione. Si atterra poi su un Si bemolle, triade semplice, poi inizia il cantato. Nel cantato ho cercato di riportare un po' di lick blues, di un po' di veracità, mettiamola così, per quello che riguarda l'accompagnamento e l'importazione della linea melodica della voce, semplicemente utilizzando dei lick molto, molto semplici. La voce fa questo, do re fa. Col fa ribattuto, un trucchetto quale potrebbe essere? Quello che ho usato io. Il primo fa suonarlo a nota singola, il secondo riprenderlo con l'accordo. Perché uno dei problemi quando cercate di fare un arrangiamento per chitarra sola è proprio l'unione di ritmo, armonia e melodia a note singole. E già la tonalità non è delle più comode per fare questo tipo di lavoro. Se voi suonate la prima nota singola e la seconda inclusa nell'accordo, riuscite ad avere questo supporto armonico che vi sorregge. Quindi, ho fatto un abbellimento qui con un fa basso la, semplicemente con uno slide, proprio la Hendrix. Lo rifaccio. Secondo accordo, abbiamo un re minore settima e qui di nuovo Hendrix position, chiamiamola così, triade di fa su il set di corde 4-3-2 col pollice sopra. Sempre perché in questo modo abbiamo la possibilità di andare a fare delle frasi della voce o delle frasi di abbellimento che magari possiamo aver voglia di inserire all'interno. Quindi lo slide che faccio sul fa basso la mi serve anche come trucco, mettiamola così, per ritornare già in posizione sulla frase successiva della voce, che è sempre do re fa. Quindi con questo slide sono di nuovo qui pronto per riprendere, perché se fossi rimasto sul fa sarebbe stato decisamente più complesso. Parte successiva è uguale all'intro. Quindi giochiamo con la di basso e questo giochino, questo bicordo, fa mi, eccetera, eccetera, e poi atterriamo sul si bemolle la prima volta. Ho cercato su tutto il brano di non eliminare tutti quelli che sono i passaggi coi bassi del pianoforte. Primo per sfida personale, ma anche perché proprio è più bello così. Sono quelle piccole finezze, mettiamole in questi termini, che evitano che sia tutto un po' da oratorio, tutto un pochino banale. Il primo incontro che abbiamo su questa tipologia di passaggio, immaginate un pianista che muove la mano sinistra mentre magari la destra sta ferma o fa dei fill per tornare sull'accordo della strofa. E questo, c'è un passaggio che fa Si bemolle e Do per tornare sul Fa. Ora, fare gli accordi pieni è un po' un pasticcio, perché quando fate l'accordo pieno la mano è estremamente rigida rispetto al solito e non avete l'agilità per poi andare a prendere altre note, perché tutte le dita sono impegnate già a premere le note dell'accordo che dovreste fare. La soluzione che ho trovato io è un po' presa come ispirazione da Michael Landau e i suoi bicordi molto aperti, non il solito bicordino alla The Age o il power chord, ma un intervallo di nona maggiore, quindi abbiamo Si bemolle sulla sesta corda e Do qui al quinto tasto sulla terza. Slide che va sullo stesso tipo di accordo, quindi un bicordo di Do nona, chiamiamola così, con la nona aggiunta Do e Re, e l'aggiunta del mignolino qui per riprendere la nota che canta la voce. Quindi ve lo faccio tutto dall'inizio lentamente. Passaggio.
Qual è il problema qui? È che la voce interviene mentre c'è il passaggio, non è come prima dove si arriva dal nulla, diciamo. E quindi questo è il sistema che ho trovato io, non è l'unico ovviamente, come quando si parla di arrangiamento non è una scienza esatta, sono scelte che si fanno più o meno belle, più o meno piacevoli, ma molto a gusti. Questa è stata la mia, quindi... Occhio ovviamente, se volete farlo così, al muting delle corde. E si riparte dall'inizio. Tutto uguale fino al Fa basso La. Questa frase però continua anche sul Si bemolle dopo, al secondo giro della strofa. E si evolve. Come l'ho fatta? Una prima parte come prima, l'altra ho fatto quello che si chiama string transfer in gergo chitarristico, nel senso la stessa cosa, esattamente lo stesso obbligato, lo stesso lick, trasferito su un altro set di corde. Perché? Perché in questo modo ho la possibilità di mettere il Si bemolle di basso con il medio, e avere le note del proseguimento del fraseggio anche sulle corde vicine, perché uno dei problemi della chitarra è che alle volte avete il basso comodo, ma poi dovete magari trovare la nota, farla in posizioni veramente assurde, oppure il contrario, avere un lick molto comodo da suonare, ma poi vi manca il supporto del basso quando fate un discorso di arrangiamento per chitarra singola. Quindi, questa parte... Qua ha cambiato leggermente la posizione della mano, perché quando ci si arriva in corsa su questo sarebbe Fa basso Si bemolle fondamentalmente come tipologia di accordo, si tende a stoppare le corde e mettere la mano in un modo, ma quando abbiamo bisogno di far risuonare le note della melodia, se ci fate caso nel video si vede proprio che la mano si riarticola per mettersi in posizione, perché poi dobbiamo andare a prendere questo Sol qua. È la cosa più comoda che io abbia trovato per avere un Si bemolle di basso grosso che facesse da supporto ritmico e armonico e le note della melodia nell'ottava corretta. Arriviamo infine su Si bemolle e La, quindi ve lo faccio tutta questa parte. Il La, qua non lo vedete premuto dall'indice. Poi c'è un altro aspetto, il ritornello. Nel ritornello abbiamo un'apertura della voce anacrusica, quindi che parte prima del vero battere dell'accordo, che è semplicemente una nota Fa, che da un lato abbiamo qua, e io per una mezz'oretta l'ho continuato a suonare qui. Perché qui? Lo state già suonando con l'anulare. Il problema è che quando andate a prendere poi l'accordo che vi serve, almeno in questa idea che ho dato io del brano, per fare il ritornello, si muta tutto, perché dovete passare da questo a questo accordo, che è semplicemente un Fa maggiore, non proprio comodissimo come posizione, ma è un Fa maggiore. Quindi si ferma questo Fa. Ho preferito prenderlo a vuoto, singolo, proprio come nota singola, come se fosse un po' proprio blues come idea, e poi essere già nella posizione che mi serviva successivamente. Quindi... l'appoggio. Questo è un Fa preso in questo modo, non è proprio comodo, però è la soluzione migliore che ho trovato, di nuovo, per poter fare quello che poi la frase successiva. Il Fa, qui al tredicesimo tasto con l'anulare, triade di Fa suonata dall'indice e il mignolino che suona la nota che canta Adele. Frase estemporanea della voce.
semplicemente una discesa di note sulla scala maggiore di Fa. La difficoltà qui qual è? Che volevo tenere il movimento del basso che mette un Re minore. Quindi, questa nota deve essere enfatizzata, ma contemporaneamente deve esserci il supporto del Re minore sotto. Quindi sulla frase Do, Si bemolle, La si bemolle, l'altro La è suonato inglobato all'interno dell'accordo di Re minore. Arriviamo sulla triade di Do. E qui c'è un altro passaggio del basso che mette Fa basso La. E io ho scelto di farla così, di nuovo string transfer, lo stesso Fa che abbiamo suonato qui, lo ritroviamo qua col mignolino. Quindi con questa posizione abbastanza comune per gli slash chords con la terza al basso. La voce fa questo. Fa fa sol, fa fa sol la fa. Quindi. Si gioca di nuovo con un intreccio di note, si passa da questo Fa basso La a questo Sol minore settima. Preso anche qui di nuovo una posizione tipica del Sol minore nona, questa, medio, indice, anulare e mignolo. Ma la difficoltà è che dobbiamo far risuonare il Sol, non il La in questo momento. Quindi dobbiamo fare una specie di mini barré qui, un Sol minore settima. Lo farei così, che è più comune, ma avendo bisogno di suonare questa nota sotto, ho preferito invertire la diteggiatura. Per fare la linea melodica nella maniera più confortevole possibile. Di nuovo c'è un passaggio su Fa basso La, che questa volta va su un Si bemolle maggiore, però con la sesta, perché la voce canta quella nota, canta il Sol. Il sistema più intelligente che ho trovato per farlo è questo, quindi di nuovo il Fa basso La di prima. Prendere il Si bemolle sesta così, proprio blues come idea, questa cosa. Esattamente la stessa posizione di una ritmica blues, tonica col pollice, perché conviene sempre avere le dita libere in questi casi, slide con l'accortezza di far suonare solo il Do e La, o alla peggio solo il La sotto, e tornare sul Si bemolle. E il ritornello si ripete così due volte. Parte finale. L'ho chiusa qui per non fare un video su tutto il brano, che già è lungo di per sé, e spiegarlo tutto non è un approfondimento sugli accordi in sé, perché neanche c'è la chitarra nella canzone, solo proprio pianoforte, basso e un loop di una cassa di batteria. Era un'idea per farvi vedere come certi concetti, certi voicing di accordi possono essere riportati, come vi ho detto nel video di qualche tempo fa su la Jimi Hendrificazione di un brano, che ho usato ovviamente anche qui, riportare le cose che ritroviamo in Stevie Ray, John Mayer, Landau, Steve Lukather, tutti i chitarristi che ci piacciono, Jimi ovviamente, in un brano che nulla ha a che fare con quel tipo di mondo, almeno all'apparenza. Certe gatte da pelare me le sono cercate io, perché ripeto, se avessi arrangiato il brano mezzo tono sotto in Mi, sarebbe stato sicuramente più facile farlo suonare senza grandi difficoltà. Ma volevo proprio fare un po' una sfida con me stesso e mostrarvi qualche trick, qualche ideuzza per venirne a capo nel caso voleste farlo anche voi. Che vi devo dire? Mi sono divertito, ci ho messo come concetto un paio d'ore ieri pomeriggio, ho ascoltato il brano, ho trovato le linee vocali, ragionato sui voicing e come farlo, e poi l'ho registrato. Come sempre me lo dimenticherò nell'arco di un paio di giorni,
però avrò il mio video per poterlo ristudiare. Spero che il video vi abbia offerto qualche spunto interessante, che vi sia piaciuto. Ci vediamo la prossima settimana, vediamo se con una recensione di qualche strumento o se di nuovo con qualche lezione interessante su blues e affini. Un saluto a tutti, ciao!